Eccoci qua. Allora, partiamo con il contributo Bush e i soldi sauditi. Uno che sicuramente investì su 1.400.000.000 di dollari nel giro di pochi anni. Questa è la cifra che la famiglia reale saudita e i suoi soci hanno versato ai Bush, ai loro amici e alle relative attività negli ultimi 3 decenni. Prima o poi, lo stretto legame con un regime condannato da Amnesty International per le reiterate violazioni dei diritti umani finirà per ritorcersi contro la famiglia Bush. Dopo l'11 settembre, questa amicizia era diventata motivo di imbarazzo istituzionale, al punto che era meglio non fare domande impertinenti. Bush cercò di impedire la costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta. It's important for us to not reveal how we collect information. That's what the enemy wants. And we're fighting an enemy. Non potendo fermare il Parlamento, cercò di impedire che venisse istituita una commissione d'inchiesta indipendente. Ma quando il Parlamento terminò la sua inchiesta, la Casa Bianca censurò 28 pagine della relazione conclusiva. The president is being pressed by all sides to declassify the report. U.S. officials tell NBC News most of the secret sources involve Saudi Arabia. Più di 500 familiari delle vittime dell'11 settembre hanno fatto causa alla famiglia reale e ad altri sauditi. Indovinate a chi si è rivolto il ministro della difesa saudita per contrastare la loro iniziativa? Allo studio legale del confidente della famiglia Bush, James A. Baker. The embassy of Saudi Arabia. Yeah. how much money do the Saudis have invested in America, roughly? I've heard figures as high as $860 billion. $860 billion? Billion. That's a lot of money. A lot, yeah. Uh-huh. And what percentage of our economy does that represent? I mean, it seems like a lot. Well, in terms of investments on Wall Street, in American equities, it's roughly 6 or 7% of America. They own a fairly good slice of America. Così si scopre che il principe saudita Bandar è probabilmente l'ambasciatore meglio protetto che ci sia negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato gli fornisce 6 uomini di scorta. Tutto sommato non è così strano se si considera che lui, i suoi parenti e il resto dell'aristocrazia saudita possiedono il 7% dell'America. Il principe Bandar era così vicino ai Bush che questi lo consideravano come un membro della famiglia, tanto che lo avevano soprannominato Bandar Bush. 2 giorni dopo l'11 settembre, George Bush invitò Bandar Bush alla Casa Bianca per una cena e un colloquio in forma privata. Sebbene Bin Laden fosse saudita e Al-Qaeda fosse finanziata da denaro saudita e 15 dei 19 dirottatori fossero sauditi, il 13 settembre l'ambasciatore saudita era a cena col presidente. Ecco. Professor Lucconi, c'è un conflitto di interessi o no? In America c'è come, diciamo, diritto, poi lo domanderemo anche ad altri. Ma dunque, il sottinteso di tutto questo è una delle tante teorie cospirative sulle quali io ho alcune perplessità. Nel filmato abbiamo visto Michael Moore, che è il regista di Fahrenheit 9/11, che ha rilanciato questa teoria dei rapporti strettissimi tra la famiglia Bush e la famiglia Bin Laden, basandosi su un saggio di taglio giornalistico di Craig Hunger, che si chiama House of Bush, House of Saud, che sottolinea proprio il ruolo del Carlyle Group nel cementare questa alleanza affaristico-finanziaria tra la famiglia Bush e la famiglia Bin Laden. Gli investimenti dell'Arabia Saudita richiamati circa 1.400.000.000 di dollari sono dei finanziamenti che sono dati dal governo saudita al Carlyle Group per ottenere dei servizi che riguardano l'addestramento delle forze armate, delle forze di sicurezza di una società di contractor che si chiamava BDM,
è che il Carlyle Group aveva controllato fino alla fine del 1997. Si dimentica che Bush Senior, l'ex presidente Bush, George W. H. Bush, il padre del Bush degli attentati dell'11 settembre, entra come membro dei consulenti del Carlyle Group nell'aprile del 1998, quindi alcuni mesi dopo che il Carlyle ha venduto questa società. Detto questo, è un problema, secondo me, molto più ampio, che riguarda i rapporti fra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita e che trascende la semplice famiglia Bush. Richiamo soltanto due episodi. Si ricordava nel filmato gli oltre 400 familiari di vittime degli attentati dell'11 settembre che hanno fatto causa al governo saudita per la morte dei loro cari. Questo grazie a un provvedimento, una legge ad hoc varata dal Congresso, perché per motivi sui quali non vi tedio, per un cittadino statunitense non è possibile fare direttamente causa a uno Stato straniero, legge varata nel 2016, alla quale il presidente Barack Obama aveva posto il veto. Obama ha mantenuto la secretazione delle 28 pagine presumibilmente riguardanti l'Arabia Saudita nel rapporto della commissione d'inchiesta sull'11 settembre, e last but not least, a dimostrazione di come si va oltre la famiglia Bush, se ricordate il rapporto della CIA sull'omicidio di Khashoggi, desecretato all'inizio di quest'anno, che indica in Mohammed bin Salman, di fatto il reggente della monarchia saudita, il mandante dell'omicidio di Khashoggi, l'attuale presidente Joe Biden ha escluso qualsiasi tipo di sanzione da parte degli Stati Uniti nei confronti di Mohammed bin Salman. Quindi si va oltre i rapporti privilegiati tra Bush e Bin Laden, si va oltre i rapporti privilegiati tra Bush e i sauditi, è una strategia complessiva degli Stati Uniti, a prescindere da chi sieda nello studio ovale. Ho capito. Bene, però diciamo che questi interessi sono notevoli da parte dei sauditi, se è vero che possiedono il 7% degli investimenti che ci sono negli Stati Uniti. Vuol dire che la legge sta dalla parte di chi ha più soldi? Questa rappresenta una forma democratica o è un'opportunità necessaria attraverso la quale, lo domando a Pontelli, è necessario passare perché, diciamo, chi è senza peccato scagli la prima pietra? Ma sai, i flussi economici partono molto spesso, questo tipo di flussi economici parte da accordi, non è il mercato che si autoregola, ma sono accordi che vengono fatti tra i vertici delle varie potenze. Non dimentichiamoci che è una situazione che adesso è lontana in relazione anche al discorso dell'Afghanistan. Gli Stati Uniti erano in una posizione molto diversa rispetto ad oggi. Gli Stati Uniti avevano una fame micidiale di petrolio, per cui l'Arabia Saudita rappresentava uno dei primi fornitori, e viceversa l'Arabia Saudita era tra i primi acquirenti di armamenti. Per cui i petrodollari, tutto sommato, erano una partita di giro: io ti do petrolio, tu ti prendi le armi, l'economia cresce, io vado avanti. Per cui è evidente che questo tipo di flussi finanziari, anche il fatto di dire che possedevano il 7% dell'economia statunitense, è vero, è una cifra che può fare impressione, ma
come può fare impressione il fatto che la capitalizzazione di Apple è 3 volte il PIL della Grecia, cioè sono cifre e riferimenti sì che lasciano però il tempo che trovano. È evidente che all'interno di questi flussi stiamo parlando di migliaia di miliardi di dollari, non stiamo parlando di flussi finanziari normali tra un'azienda che compra e una che vende. Tutta la struttura industriale. Dice che la morale cambia in base alla quantità di denaro. No, ma non esiste la morale in queste cose qua. Questo è normale. Come può avere una morale un'industria degli armamenti? Non lo so. Siamo qua chi per fa è un ossimoro. Cioè, chi produce armi, al di là del fatto che possano essere utilizzate dalle forze dell'ordine a tutela dei cittadini, ma chi produce armi di quel tipo là? L'esempio di quelle banche svizzere che investono nella ricerca atomica per le bombe atomiche, è chiaro che è deprecabile, ma così va il mondo finanziario. Cioè, il fatto di saperlo già è un passo in avanti rispetto al fatto di ignorarlo. Purtroppo la realtà finanziaria, gli interessi finanziari vanno dove c'è il business, indipendentemente dall'etica, indipendentemente anche dagli amici che... È stato detto precedentemente che gli Stati Uniti hanno finanziato prima i talebani contro i russi, poi hanno finanziato sia gli iracheni contro gli iraniani, ma con il famoso scandalo di quel generale americano, davano le armi, perché hanno un'industria di armamenti talmente sviluppata, il 67% delle armi che vengono vendute nel mondo vengono dagli Stati Uniti. Questo è. Quindi c'è un'economia di guerra, quindi gli Stati Uniti alimentano un'economia di guerra. Ma allora, questo, attenzione, lo stiamo dicendo ai nostri telespettatori, non è un dialogo tra di noi. No, i telespettatori capiscano che stiamo in un'economia di guerra e il Papa dice che questa è la terza guerra mondiale. Sì, anche un'economia di guerra. Infatti, prima dell'11 settembre non si diceva sempre che lo scenario internazionale era dalla seconda guerra mondiale, si era trasformato in tanti piccoli conflitti geolocalizzati in varie aree del mondo, per cui l'industria degli armamenti continuava a vendere armi, però erano tutte geolocalizzate in piccole aree lontane dall'Europa e dagli Stati Uniti, che era quello, era il business e soprattutto l'interesse generale. Quindi abbiamo la guerra in Corea, la guerra in Vietnam, guerra. Teniamo conto che gli Stati Uniti, tutto sommato, Vietnam hanno perso, in Afghanistan non hanno vinto. Quindi voglio dire, è evidente che c'è un'industria, c'è un'economia di armamenti. Saperlo e rendersene conto è normale. Ha fatto benissimo il professore a ricordare che anche Obama mise il veto sulla pubblicazione di quelle famose 28 pagine, non solo Bush. Per cui è evidente che è un sistema politico di interessi finanziari che si muove in un certo modo. Beh, Obama era premio Nobel della pace. Tra l'altro, il paradosso è anche questo, ed è quello che bombardò la Libia. Cioè, questo dà già l'idea del valore che possa avere attualmente il premio Nobel della pace. No, dà l'idea di quanto poca sia l'informazione. Se posso aggiungere in particolare, per mettere tutta questa discussione in una prospettiva storica di ampio periodo, sì. Come sono usciti gli Stati Uniti dalla Grande Depressione degli anni 30? Grazie alla Seconda Guerra Mondiale. Esatto. Se posso parafrasare un vecchio film di Alberto Sordi, finché c'è guerra, c'è speranza per le cose. Esatto. Vero, una volta, se no non si capisce. Sì. La frase qual era, professore? Di Alberto Sordi? No, il titolo. È un film di Sordi, finché c'è guerra c'è speranza. Ah, sì. Certo. Regia di Alberto Sordi, un film che venne anche giudicato secondario, cioè se lo riguardi adesso capisci tutti i valori che proponeva e le tematiche che proponeva relativamente all'industria degli armamenti. Sì, ma a livello internazionale, professor Marrella, sì, è possibile che si parli di pace, di democrazia e poi girano migliaia di tonnellate di armi, di esplosivi, di droga, perché poi questa lo scambio è anche con la droga, quindi è una merce che fa denaro e non finisce solo nell'acquisto ma anche nello scambio. Quindi, come va inquadrato da un punto di vista?
Diciamo, non è vietato il commercio delle armi, è vietato il commercio di alcuni armamenti. Ci sono delle convenzioni internazionali che vietano certi armamenti, perché purtroppo c'è un problema di queste industrie belliche, non solo americane, ma di tanti altri paesi, anche italiane del resto, che per finanziare i costi della ricerca, che è molto molto costosa, chiaramente il mercato interno non basta. Ora poi nel caso americano siamo ovviamente ad estremi assurdi. Ma sull'economia di guerra, vorrei aggiungere il secondo capitolo rispetto al primo, sì, di cui avete discusso voi. Da un lato c'è l'economia di guerra, che consiste nel vendere armamenti. Quando la guerra cessa o comunque va verso la fine, si apre il secondo capitolo, che è quello degli appalti. La ricostruzione. Il caso della Libia, chiaramente tutti quelli che hanno... diciamo, le potenze che hanno partecipato a operazioni militari, se ovviamente il governo che appoggiano vince, il caso dell'Afghanistan è tutto da vedere, però ovviamente procureranno appalti per le imprese del loro paese. Ecco perché, per esempio, adesso c'è un grande interesse sulla Libia, che è in fase di stabilizzazione, e se voi chiedete un po' alle aziende del territorio, tutti sono interessati improvvisamente alla Libia. Perché evidentemente ci sono tantissimi appalti, strade. Pensiamo che in Libia ci sono città che hanno palazzi costruiti ancora dagli italiani, e che quindi per restaurarli, è necessario proprio di avere, diciamo, dei tecnici italiani, ma questo è un esempio tra i tanti. Quindi non è solamente la fase, diciamo, della vendita di armi. Vorrei solo una nota a piedi pagina rispetto a quello che dicevamo prima. Io non sono scandalizzato dal fatto che Bush abbia incontrato il 13 settembre l'ambasciatore dell'Arabia Saudita, perché, voglio dire, è la prima cosa che si fa in caso di crisi, e si convoca l'ambasciatore dello Stato, che fosse amico personale o meno, quindi non sarei molto scioccato. Sono più scioccato ovviamente per la capacità di infiltrazione che l'Arabia Saudita ha avuto nell'amministrazione americana, quello è stato commentato da voi prima, però vorrei tornare un attimo sulla questione del JASTA, cioè quella legge che improvvisamente solleva il velo dell'immunità dall'Arabia Saudita del 2016, che mi sembra invece un elemento di rottura notevole con i rapporti con l'Arabia Saudita, perché in base a questa legge, giusto per spiegare che cosa significa, vuol dire che i cittadini, o meglio i familiari delle vittime dell'11 settembre, a questo punto possono iniziare una causa civile contro l'Arabia Saudita, che è uno stato estero, e l'Arabia Saudita non può bloccare il processo invocando l'immunità dalla giurisdizione. Insomma, è una cosa pesante questa, Certo. Quindi potrebbe essere il terzo capitolo dell'economia di guerra. E questo diciamo, questa richiesta di indennizzo, dove si avviene il processo? In Arabia Saudita o negli Stati Uniti? No, negli Stati Uniti. Infatti il colpo di scena è che, sollevando, diciamo, il velo dell'immunità, che, come dicono gli attivisti dei diritti umani, immunità uguale impunità, perché uno Stato estero, no, in base a questo principio, non può essere giudicato dai giudici nazionali di un altro Stato, si arriva alla conclusione per cui un giudice americano adesso può decidere, e quindi condannare l'Arabia Saudita a un risarcimento danni, e in America sappiamo che sono anche danni notevoli, a favore di cittadini americani familiari delle vittime dell'11 settembre. Ma solo per i familiari o anche per le aziende che sono state colpite? Perché nelle due torri gemelle c'erano un sacco di aziende, anche italiane, io conoscevo uno di questi, poveretto. Bisognerà esaminare i dettagli dopo, ovviamente, non solo la legge ma anche l'applicazione, perché poi in America, come sappiamo, i precedenti modificano poi i principi generali della norma, però il principio è aperto, e i giudici americani su questo non sono così chiusi. Ci sono stati tantissimi, negli ultimi 20 anni, no? i famosi casi di violazione dei diritti umani in modo grave e sistematico da parte non solo di aziende americane ma anche di aziende straniere all'estero, sono stati, tramite il famoso ATCA, l'Alien Tort Claims Act, decisi da giudici federali statunitensi. Quindi c'è una tradizione favorevole, diciamo, in questo senso. Ovviamente prima del 2016 però non c'era modo di portare, come dire, trascinare a giudizio, come dicevano i romani, uno Stato davanti a un giudice nazionale, perché lì scattava il diritto internazionale, il famoso principio par imparem non habet iudicium, per cui
uno Stato, o meglio i giudici di uno Stato, non possono giudicare il comportamento di un altro Stato straniero per questioni di ovviamente rapporti internazionali. Allora, in base a questo principio, anche gli italiani, quel famoso incidente della funivia del Cernis, potrebbero chiedere i danni all'America per reciprocità. Purtroppo è successo, ma la Cassazione italiana invece ha sostenuto che in questo caso sono coperti all'immunità della giurisdizione perché erano militari in addestramento autorizzato della NATO. Però intendiamoci bene, questo diciamo, sollevamento del velo dell'immunità viene deciso a livello nazionale, per quello che dico. Quindi in Italia si è applicata la norma consuetudinaria perché l'ordinamento italiano era così. Ma torno a dire, il fatto che gli Stati Uniti, tramite un provvedimento legislativo, quindi non è più solamente la Presidenza della Repubblica, no, che è come dire simpatizzante verso l'Arabia Saudita, qui c'è un dibattito parlamentare necessariamente che arriva all'approvazione di una legge, ed è una legge che dietro questa parvenza tecnica in realtà nasconde un atto, come dire, inamichevole, abbastanza pesante nei confronti dell'Arabia Saudita, e quindi io non sottovaluterei questo capitolo. Certo, a questo punto però parliamo degli... cioè ci sia un sospetto che ci sia un vantaggio comunque casuale o causale nell'abbattimento delle torri gemelle, perché c'è la teoria dell'amianto e allora è di altre situazioni che si era venuti a creare perché le torri gemelle sembrava che fossero ormai obsolete, non più si guadagnava abbastanza per mantenere le due torri perché avevano necessità di essere, diciamo, avere degli interventi straordinari di manutenzione. Vediamo appunto torri gemelle vecchie e piene di amianto. Per la maggioranza degli americani, la distruzione delle torri gemelle resterà per sempre impressa nella loro memoria e nei loro cuori come la quintessenza dell'orrore, dello stupore e della sofferenza ingiustificata degli esseri umani. Per altri, però, potrebbe aver rappresentato il momento in cui grandi interessi di portata globale ed un cinico calcolo economico hanno trovato il luogo ideale per un incontro segreto. L'opinione più diffusa è che gli attacchi dell'11 settembre abbiano distrutto due dei migliori gioielli che l'America abbia mai avuto. Ma proprio dei gioielli, le Torri Gemelle non lo erano più da tempo. Per quanto sorgessero su uno dei terreni più prestigiosi e redditizi al mondo, dopo 30 anni i due edifici erano diventati decisamente obsoleti. Con ciascun piano costruito come uno spazio aperto di 4.000 metri quadrati, il costo per riscaldare questi giganti d'inverno e per mantenerli freschi d'estate era diventato astronomico. Anche la normale manutenzione era diventata molto costosa rispetto ai grattacieli costruiti in epoca più recente. Nel suo libro sulle torri gemelle Divided We Stand, l'autore Eric Darton ha scritto: «Quando il World Trade Center subì l'attentato del febbraio 93, aveva già vissuto i suoi anni migliori ed era stato superato da una nuova generazione di edifici ciberneticamente aggiornati, con soffitti più alti e migliori prestazioni nel sistema elettrico. Per mantenere il Trade Center a livello degli uffici di prima categoria, la Port Authority, che era la proprietaria delle Torri Gemelle, avrebbe dovuto spendere 800 milioni di dollari per rifare gli impianti elettrici, le comunicazioni elettroniche e il sistema di condizionamento. Dopo l'attentato del 93, inoltre, il numero degli affittuari era fortemente calato ed era stato molto difficile riportarlo a livelli di normalità. Ma il vero problema delle Torri Gemelle era rappresentato dall'enorme quantità di amianto che contenevano. Costruite in un'epoca in cui l'amianto non era ancora stato proibito, almeno 400 tonnellate di questo materiale altamente tossico furono usate sia come protezione antincendio per le strutture in acciaio, sia come isolante termico per chilometri e chilometri di tubature dell'acqua e per i condotti dell'aria condizionata. L'amianto era anche presente nei pannelli dei controsoffitti, nelle trombe degli ascensori e nelle piastrelle in vinile dei pavimenti. Da un'ispezione generale delle Torri Gemelle, datata dicembre 2000, leggiamo: secondo i documenti della Port Authority, un totale di 650.000 metri quadrati di piastrelle in vinile contenenti amianto è stato installato nelle Torri Gemelle. Quando l'uso dell'amianto venne definitivamente proibito, la costruzione delle Torri Gemelle si stava ormai avviando alla fine. Nell'anno 2000, la Port Authority
si ritrovò a dover affrontare un costo di circa $1 miliardo per la rimozione dell'amianto, più o meno la stessa cifra che sarebbe servita per costruire una torre completamente nuova. Negli anni 90 la Port Authority aveva fatto causa alle assicurazioni per $600 milioni nel tentativo di recuperare i costi per la rimozione dell'amianto. Ma nel maggio del 2001, a 4 mesi dagli attentati, la Port Authority di New York e New Jersey perse la battaglia legale durata 10 anni. Fortunatamente per tutti, la situazione di stallo si sbloccò quando un imprenditore di nome Larry Silverstein, che era già proprietario dell'edificio 7, si offrì per acquistare un leasing di 99 anni sulle Torri Gemelle. Silverstein sembrava avere molta fretta di concludere l'affare. Pur essendo finito in ospedale per un incidente d'auto, chiese ai medici di sospendere la somministrazione di morfina per chiudere al più presto le trattative. Morphine run down, the pain was terrible, and but I brought everybody together, and that's when we framed our best and final beat. Il 24 luglio 2001, Larry Silverstein festeggiò l'acquisto delle Torri Gemelle con una pubblica cerimonia. Per prima cosa, Silverstein stipulò una polizza assicurativa di $3.2 miliardi che coprisse anche l'eventuale distruzione completa delle Torri Gemelle. Dopodiché tornò regolarmente a lavorare, presentandosi ogni mattino nel suo nuovo ufficio alla Torre Nord. And so my mornings were spent at the Trade Center, and then by noon I was back uptown. Ma l'11 di settembre, per sua fortuna, Silverstein non andò a lavorare. Nonostante avesse programmato un incontro d'affari alle Torri Gemelle, la moglie insistette perché lui andasse invece dal dermatologo. That particular morning, my wife, God bless her, had made an appointment for me at the doctor. I said, okay, yes, dear, I'll go. E così, alla sera dell'11 settembre, Silverstein si ritrovò in mano circa 1.000.000 metri quadrati di spazio per uffici da ricostruire ex novo su uno dei terreni più redditizi e prestigiosi nel mondo. E poiché gli attentati terroristici erano stati 2 eventi separati, sostenne Silverstein, le assicurazioni avrebbero dovuto pagargli $7 miliardi per ricostruire quelle che lui ha sempre chiamato le sue 3 torri. I will spend $7 billion on my 3 towers. Alla fine fu raggiunto un accordo per $4.5 miliardi, che era comunque un terzo in più del valore inizialmente assicurato da Silverstein. E siccome l'11 di settembre, in seguito agli attentati, era crollato anche l'edificio 7, Silverstein ha incassato altri $800 milioni dall'assicurazione per ricostruire un edificio che inizialmente era costato $400 milioni. It's a much more beautiful building. It's a glass facade, allows the light to come into the space, but the views on 4 sides are phenomenal and the space looks magnificent. Nel frattempo, tutto l'amianto delle Torri Gemelle è stato respirato dai cittadini di Manhattan e soprattutto dai soccorritori e volontari che hanno lavorato per mesi alla rimozione delle macerie e che oggi stanno morendo a centinaia, falciati dal mesotelioma e da altre malattie respiratorie. Eccoci qua. Professor Lucconi, questa è una visione un po', diciamo, pessimistica o quantomeno una coincidenza che sembra andare a vantaggio di qualcuno e a svantaggio di altri. Qual è la sua interpretazione in questa vicenda dove casualmente 2 aerei che devono fare un attentato vanno a vantaggio di un ricco miliardario americano che aveva necessità di abbattere le torri e ricostruirle? Prego. L'11 settembre si è detto un po' tutto, il contrario di tutto. Come spiegare allora l'attentato contro il Pentagono? Silverstein stava costruendo qualche cosa anche lì. Sarei per la coincidenza fortunata per questo imprenditore, a meno di non trovare qualche traccia di collusione con Al Qaeda e con Bin Laden. Insomma, di questo passo rischiamo il bonus 110% del governo italiano, che possa alimentare chissà quali attentati terroristici per sbarazzarsi di edifici non isolati da un punto di vista ambientale. Ecco, io sarei proprio per la coincidenza. Diciamo che è come la famosa battuta. Prego. Che se Gastone si mette a vendere rasoi, anche le donne vanno in giro con la barba. Se Paperino si mette a vendere cappelli, nascono tutti senza testa. Insomma, questo qua ha avuto la botta di fortuna, probabilmente. Ho capito. Però ma c'aveva anche un'operazione nel Pentagono.
in corso. In corso. Però la cosa invece grave, si diceva prima appunto dei danni, no, subiti. Gli americani sono 350 milioni, sono tutti a lui, sono arrivati questa fortuna. Però è caduta anche l'altra torre, la terza. La numero 7. No, la sette, numero 7. Sì, anche quella era sua. Ed era ben distante, poi ci sarà tutta una problematica. Cosa ne dice il professor Luconi sulla instabilità della torre numero 7? Ma se fossi uno statunitense, se Silverstein fosse ancora in vita, eviterei di andare a vivere in uno stabile di sua proprietà. Perché porta un po' di sfiga, giusto? Direi proprio di sì. Bene, allora ricordiamoci che non dobbiamo comprare appartamenti di questo personaggio. E proseguiamo sul prossimo contributo. Edificio 7, demolizione controllata, come dicevamo adesso. Perché le torri, dopo essere state colpite dagli aerei, crollano? Il governo americano affidò l'inchiesta tecnica al NIST, l'Istituto Nazionale per gli Standard della Tecnologia. Il rapporto finale sulle torri gemelle viene presentato nel 2005. La conclusione è che a provocare il disastro furono gli impatti dei Boeing e i conseguenti incendi. La responsabilità è dunque dei dirottatori islamici. Oh my God, an explosion now! Oh my God! Holy shit! Ma esiste un'altra organizzazione che è giunta a una tesi diametralmente opposta. A causare i crolli furono in realtà una serie di demolizioni controllate. A sostenerlo, architetti e ingegneri per la verità sull'11 settembre, un'associazione di professionisti del settore delle costruzioni civili con migliaia di esperti in ingegneria strutturale, scienza dei materiali, protezione antincendio e scienza delle costruzioni. La prima domanda da porsi è quanto solide fossero le torri. Molto poco, risponde l'inchiesta ufficiale. Gli edifici erano fragili e vulnerabili. Non è vero, replicano gli esperti di architetti e ingegneri per la verità sull'11 settembre. Le torri avevano una struttura centrale costituita da 47 colonne d'acciaio che sorreggevano gran parte del carico, circa il 60%. In particolare erano state progettate per reggere all'urto di un grande aereo commerciale lanciato a 900 km orari. L'ingegnere che le ha progettate, intervistato nel 93, spiegava: abbiamo cercato di prevedere tutto quello che sarebbe potuto succedere a questi edifici, compreso un aereo che li colpisce sul fianco. Il problema maggiore sarebbe il carburante che si rovescerebbe all'interno. Divamperebbe un incendio terribile con molti morti, ma la struttura rimarrebbe comunque in piedi. Invece la Torre Sud crolla 56 minuti dopo essere stata colpita, mentre la Nord resiste per un'ora e 42 minuti. Ma perché avviene il cedimento strutturale? Non c'è nessuna prova che il calore sprigionato dagli incendi fosse sufficiente a compromettere il cuore d'acciaio degli edifici. Inoltre è l'inchiesta ufficiale stessa a segnalare che i roghi provocati dal carburante sono durati pochi minuti. Dopodiché l'unica fonte combustibile erano i materiali e gli arredi d'ufficio, che però non possono sviluppare un calore pericoloso per l'acciaio. A sostegno della tesi sulla demolizione controllata c'è anche la cosiddetta polverizzazione di tutto ciò che era contenuto nelle torri gemelle. I pavimenti in cemento dei piani e tutti gli uffici, compresi gli arredi. Ma anche la gran parte dei corpi delle vittime, in tutto 2749. La maggioranza di queste non fu mai ritrovata, sostanzialmente vaporizzata. Per quasi la metà di loro non è stato scoperto nemmeno un frammento sufficientemente grande da poter estrarre un campione di DNA. L'unico modo per poter spiegare un tale livello di polverizzazione è l'uso di potenti esplosivi. Dunque, demolizione controllata, compatibile anche con la velocità del crollo. Le torri, infatti, franano praticamente in caduta libera, come ha riconosciuto lo stesso NIST nel suo rapporto finale. Inoltre, più di 100 testimoni, tra cui poliziotti, pompieri e soccorritori, affermano di aver sentito prima e durante i crolli il boato tipico delle esplosioni. Ecco, questa è una delle ipotesi del crollo delle due torri, così verticale, così preciso, non si inclinano su un lato, ma questo avviene per le due torri, ma anche per l'edificio numero 7. Pontelli.
Io questa storia l'ho già vista, ho visto anche confermato la BBC. Io francamente trovo impossibile che possano, che ci sia una complicità così vasta che permette a delle persone ad andare ad inserire delle cariche esplosive all'interno di due torri senza che nessuno se ne accorgesse. Questa è un'ipotesi fantasiosa legata al fatto dell'eccezionalità dell'evento, del fatto che c'era il cherosene che è bruciato, che ha completamente distrutto tutta la struttura antincendio, per cui è evidente che è collassato le due strutture sono collassate. Ma io vi chiedo, ma vi sembra possibile che all'interno di Manhattan possano entrare nelle due torri gemelle, che immagino siano sorvegliate anche la notte, decine di persone che vanno a piazzare delle cariche esplosive negli angoli strategici delle torri gemelle senza che nessuno sappia, e non passa neanche una pattuglia della polizia del New York Police Department che vede questo, anche perché le cariche vanno portate con dei furgoni se non con dei camion, nessuno se ne è accorto. Queste qua sono delle secondo me delle stupidaggini epocali che tra l'altro seminano ancora il dubbio, quando laddove il dubbio esiste, per esempio relativamente alla copertura di quelle famose mancata pubblicazione, quelle famose 27 pagine. Ma credo che logisticamente sia impossibile, con le telecamere che ci sono adesso, che una pattuglia, quante persone possono essere state necessarie per porre centinaia di cariche, una ad ogni piano? Perché io mi ricordo il filmato, era una delle tesi di Giulietto Chiesa, grandissimo giornalista della Stampa, poi poveretto è anche deceduto qualche anno fa, che si vedeva ogni piano c'era questa esplosione, quando il fumo che usciva probabilmente era legato al collassamento della struttura e non a un'esplosione. Ma io vi chiedo, 110 piani? 110 cariche ad ogni piano, sono 220 cariche. Quante persone ci vogliono per portare 220 cariche esplosive? 50? Posizionarle. Eh? Sì, è posizionarle. Posizionarle, nessuno si raccolta. Certo. Allora, io parto sempre da un presupposto, che in fisica, quando ho fatto la maturità, ho giocato i jolly al mio esame, quindi non me ne intendo minimamente di queste cose. Come insegna il saggio, meglio star zitti dando l'impressione di essere stupidi che parlare togliendogli i dubbi. Quindi io sinceramente non me ne intendo e quindi evito di dare giudizi di un certo tipo. Però concordo con il collega su quello che è stato detto, insomma è abbastanza impossibile una cosa del genere. E tra l'altro sulla dichiarazione anche che parrebbe che 100 hanno sentito l'esplosione, certo. In realtà sono venuti fuori altri testi in cui le dichiarazioni erano differenti, quindi insomma quello che però emerge, e questo viene al dato che dobbiamo analizzare come storici, come politici, come analisti, è che con le torri gemelle aumenta ancora di più e forse nasce ancora più forte il discorso del fake news, cioè è da lì anche che spesso vengono enfatizzate, soprattutto con poi una narrazione, con le notizie in tempo reale si creano anche delle fake news, dovendo comunque sempre rendere la notizia. Altra notizia che era emersa, quella del complotto giudaico con 400 ebrei che sono stati avvisati di non andare. Cioè, entriamo veramente in un mare di congetture che non lasciano un po' il tempo che trovano. Va bene. Allora, vediamo. Posso aggiungere dubbio? Perché io invece questa volta sarei per aumentare i dubbi. E direi questo, perché è stato molto interessante quel passaggio su Silverstein, che è tutto meno che stupido. Allora, e qui ragiono da avvocato. Ora, se io avessi le due torri gemelle e le assicuro, come ha fatto Silverstein, e avere un attacco terroristico di quella portata, l'assicurazione mi dà zero. Perché? Perché in ogni contratto assicurativo c'è una clausola di forza maggiore che prevede che in casi che gli assicuratori sono bravissimi a inserire, e ci sono appunto clausole anche di 2-3 pagine su questo, dove però c'è sempre anche in quelle italiane l'attacco terroristico. Ecco, se si verifica un attacco terroristico, l'assicuratore è liberato da qualunque delitto, quindi io ricevo zero. Ora, dal filmato abbiamo appreso che invece ha preso 4 miliardi il signor Silvestri. Sì. Allora, siccome l'assicuratore più 800 non milioni non è per pazzo, l'edificio 7. Allora, dico, perché l'assicuratore ha negoziato 7 miliardi se doveva dargli zero?
questo è il mio dubbio che aggiungo. Agli ulteriori dubbi che ci sono. Ci sono state però delle manutenzioni molto importanti qualche settimana prima, ma adesso passiamo a un altro, il 13, contributo. Allora sì, vediamo l'edificio 7, perché l'edificio 7 diciamo ha un crollo diverso, tra virgolette, rispetto alle Torri Gemelle. Vediamo. Alle 17.21, quasi 7 ore dopo il crollo della Torre Nord, crolla quello che veniva chiamato l'edificio 7 dell'area del World Trade Center. Un palazzo di 47 piani, alto 173 metri e 70 centimetri. Il palazzo era già stato evacuato, ma quel crollo, che non provocò vittime, è la pistola fumante. L'11 settembre è stato un complotto. Innanzitutto perché il crollo di quel palazzo, che tra l'altro conteneva uffici governativi delicati, non viene esaminato dalla commissione dell'11 settembre. L'edificio 7 non viene menzionato nelle centinaia di pagine del rapporto finale. Ma anche il NIST, che indagò tecnicamente sul crollo delle Torri Gemelle, non si occupò, se non tardivamente, di quello, del tutto simile, dell'edificio 7, e solo nel novembre 2008, 7 anni dopo, pubblicò le sue conclusioni. In realtà i tecnici ufficiali non trovarono una risposta sulle cause di quel cedimento verticale che sarebbe stato provocato esclusivamente dal gran calore sviluppato dall'incendio e usano per descrivere la natura del cedimento non crollo in caduta libera, bensì caduta progressiva. L'Associazione di Architetti e Ingegneri per la Verità sull'11 settembre sostiene che il crollo simmetrico e perpendicolare di questo edificio, con il tetto che rimane essenzialmente in posizione orizzontale per tutta la caduta, dimostra che tutte le 82 colonne portanti del palazzo sono state eliminate simultaneamente nel momento preciso in cui la cima dell'edificio inizia a cadere. Nella versione finale del suo rapporto, inoltre, lo stesso NIST riconosce come l'edificio sia crollato alla velocità di caduta libera per circa 30 metri. Come spiega l'Associazione di Architetti e Ingegneri per la Verità sull'11 settembre, un crollo in caduta libera può avvenire solo se prima l'intera struttura portante è stata rimossa. E l'unico modo conosciuto per rimuovere simultaneamente tutta la struttura portante di un edificio è quello di una demolizione controllata. È magico come crolla l'edificio numero 7. Professor Lucone. Siamo sempre nelle strategie complottistiche. Realizzarlo tecnicamente senza che nessuno si accorga di niente, come si diceva prima, mi sembra pura follia. È un po' mette questa lettura sullo stesso piano di chi sostiene che il volo 77 dell'American Airlines non si sarebbe mai schiantato contro il Pentagono. E allora chi ha messo i detriti, come sono stati trovati i passeggeri registrati sul volo e quei cadaveri sono stati rinvenuti in prossimità del Pentagono. Ecco, mi sembra che realizzare un'operazione di questo genere sia stato pressoché impossibile nei termini mostrati dal filmato. Bene, concordo assolutamente. Prego. Sì, no, torniamo, sottoscrivo in pieno e dopo ripeto, vediamo sempre appunto delle ricostruzioni frutto di anche quelle in qualche maniera manipolazioni, quindi è difficile riuscire a dare una certezza su questi dati, creare ovviamente come tutti i grandi avvenimenti storici, è chiaro che danno spazio a teorie complottistiche, insomma, lo vediamo. In questo caso ci sono un gruppo numeroso di professionisti che hanno posto il punto interrogativo, e non dimentichiamo che anche nel 2019 ci sono stati i vigili del fuoco, i pompieri di New York, che chiesero un'indagine aggiuntiva proprio in relazione alle esplosioni. Quindi una richiesta fatta esplicitamente, pubblicamente da parte dei vigili del fuoco. Questo nel 2019, quindi sicuramente c'è qualcosa che dà spazio a questa cosa. Però al di là dell'aspetto tecnico, quello che mi preme a sottolineare, che era stato anche evidenziato dal video, che a seguito di tutto quello che è successo con le cadute,
pare, appunto dai numeri che stanno dicendo, che vi sia stato a New York un aumento del 20% di malati di tumore per i danni dovuti, le conseguenze dell'11 settembre, cioè al di là di che poi sia accaduto in un modo, sia accaduto in un altro, c'è il complotto, l'effetto porta anche a questo, cioè oltre ai morti che purtroppo vengono conteggiati per gli attentati, ci sono anche gli strascichi di quello che è rimasto delle Torri Gemelle e dell'edificio 7. Certo. Bene. Possiamo andare in pubblicità? Sì. Andiamo un attimo in pubblicità, ma ritorniamo subito. Adesso inizieremo anche, come dire, a parlare di quelle che sono state le conseguenze di questo 11 settembre. Quindi parleremo dell'Afghanistan e del disimpegno occidentale, diciamo, che è avvenuto in queste ultime settimane. Tra poco.